Un saluto non previsto di scaletta, ma ben volentieri, caro Sindaco, la ringrazio per l'opportunità che mi sta dando di porgere, oltre che un saluto, anche un frammento di riflessione, se mi permette, chiedendo anche scusa ai giovani talenti musicisti, già l'ho fatto, se poi non sarò qui ad ascoltare. Innanzitutto mi congratulo con il magnifico lettore e mi congratulo soltanto per il riconoscimento, ma mi congratulo per le parole così calde, così belle, così profondamente nutrite di esperienze e di radici che lei ha rivolto a tutti noi. Grazie veramente. Ovviamente attraverso il sindaco, il mio saluto a tutta l'amministrazione comunale, con stima, con gratitudine, direi con incitamento a promuovere sempre il bene comune di questa stupenda città di Mariano di Marsi. Un saluto a tutti i cittadini, il sindaco ha fatto l'elenco, mi permettete di non ripetere l'elenco, a tutte le autorità civili, militari. A dire il vero, quando parlo delle autorità militari mi viene male autorità militare, ma non per mancanza di rispetto, per la profonda amicizia che veramente abbiamo tra di noi. Ecco, comunque, è la terminologia ufficiale, questa è la terminologia ufficiale. Un saluto particolare, che già è stato dato, ma anche da parte del Vescovo, al nuovo tenente. Ecco, veramente grazie. Nel discorso che il magnifico lettore ha tenuto così, ripeto, nutrito di radici, riflettevo mentre lei parlava anche a quello che è stata un po' la mia esperienza. Ormai cittadino della Marsi, mi permettete, cittadino appassionato della Marsi. Amo veramente questa terra come me stesso, ripeto, pur potendo non farlo, perché noi vescovi non siamo obbligati, una delle prime cose che ha fatto è la cittadinanza capezzata. Ecco, questo l'ho fatto, quindi cittadino della Massica, però 28 luglio, 29 luglio, ho ricevuto la cittadinanza onoraria a San Salvo, dove sono stato parroco per 37 anni. E in un discorso l'ho tenuto, come detto ovviamente in questo momento, al Consiglio Comunale, tra le altre cose ho detto questo, citando un grande pensatore che vi invito veramente a conoscere, un grande pensatore ebraico, Martin Buber, o meglio, parafrasando un suo scritto, ho detto semplicemente questo, ho detto, lui parlava di focolari sempre accesi, io dico si è acceso per me un altro focolare, ma non si è spento certamente il primo. Credo che in un'epoca di nomadismo come il nostro occorre veramente tenere sempre acceso il focolare delle origini, perché se non teniamo acceso il focolare di origine diventiamo senza patria, senza cuore, senza nostalgia, senza presente e senza futuro. Magari quando arriverà il momento, anche il sindaco l'ha detto, ce lo siamo detti, di un momento ufficiale anche qui in comune, faremo eventualmente una riflessione. Un caldo saluto a Vicario, ovviamente. La faccio breve perché poi va tutto bene, non è che. Volevo dire questo. Vedete? Proprio quando siamo entrati in questa sala, veramente mi complimento perché è una sala di bellezza, quindi anche la ristrutturazione è stata fatta con criteri veramente di bellezza. Abbiamo fatto una benedizione, abbiamo benedetto l'aula consigliare. Io credo che al di là, dentro, al di fuori, di un rito religioso, va bene, il gesto implichi delle motivazioni molto profonde per la nostra vita. Innanzitutto è un'aula consigliare, cioè l'aula dove si svolge, si attua la democrazia,
e la gestione di un territorio e di un paese. Attraverso la benedizione abbiamo fatto entrare Dio, abbiamo fatto entrare Dio. Ecco, affinché Dio aiuti, ecco la benedizione, i componenti dei consigli comunali, del consiglio comunale, a fare bene, ecco la benedizione, a fare bene, a volere il bene. Ma il bene di chi? Io non voglio dire frasi retoriche, ma probabilmente restituire a tutti noi la coscienza profonda di quello che è chiamato a fare un'amministrazione comunale, operare per il bene comune, per il bene di tutti, per il bene di tutti. È una terminologia che ormai forse sta diventando un po' troppo frequente per riassaporarla nella sua profondità e nella sua grandezza. Ma è proprio così, è proprio così. È nel Consiglio Comunale che escono non soltanto le decisioni, ma si confrontano volti, si confrontano opinioni, si confrontano diversità, si confrontano sensibilità. Il tutto però, in un tempo di convulsioni come il nostro, non devono rimanere ruggiti e sincopati, ma devono essere veramente coinvolte nell'idea unica, cioè il bene dell'altro, il bene dell'altro, il bene di ogni altro e quindi il bene di tutti. C'è anche qui Martin Buber che dice: ma Dio dov'è? Dio dov'è? E lui risponde: e dove lo si lascia entrare? Io credo, senza giudicare la fede di nessuno, perché ovviamente non spetta a me, non spetta a nessuno giudicare la fede nostra, ma io credo che il credente, entrando qui, deve portare il suo Dio e essere capace di vederlo nel volto dell'altro. Il non credente magari entra nella sala comunale, non vede Dio, ma vedendo l'altro vede riassumere nel volto dell'altro il progetto di un capolavoro umano che deve contribuire a edificare, a realizzare. Ed è così che un'aula consigliare diventa veramente, direbbe Papa Ratzinger, il tempio di una sana laicità, dove le diversità si incontrano, chi ha fede porta le sue ragioni, non in maniera plateale ovviamente, ma sempre rivolto al bene dell'altro, e così anche un'aula consigliare può diventare palestra di un nuovo umanesimo. E il nuovo umanesimo credo che debba essere veramente una nuova frontiera che dovrà accomunare nel presente e nel futuro credenti e non credenti. È il tempo in cui i problemi ci scavalcano, se non sappiamo affrontarli subito e non sappiamo affrontarli con passione. Mai essere freddi, tecnici dei problemi. Affrontiamo sempre, affrontiamo anche da parte mia i problemi con la passione, perché oggi senza passione ci riduciamo ad essere soltanto burocrati dell'esistente. E allora auguro semplicemente, e direi in maniera anche molto convinta, che tutti i lavori del Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale, siano lavori per il bene comune, siano lavori per la valorizzazione dell'uomo di questa terra e siano anche lavori che sappiano progettare e attuare sentieri nuovi per un nuovo umanesimo. Auguri.